fondamentale perché è il frutto di una sinergia comune. Se il dato della regione Sardegna è il 45,6%, quello della ASL complessiva Sassari e Lodi Atense è il 47,55%, se Sassari città è al 48%, se Ozieri è al 48%, se Olbia è al 42%, Tempio è al 44%, Albero è al 52,73%. Quindi siamo i primi sul lavoro delle vaccinazioni nel nostro territorio. E io penso che questo sia il frutto appunto di un'attività che viene gestita sicuramente dalle autorità sanitarie che alla guerra stanno approfondendo un impegno straordinario, ma è il frutto di un lavoro comune fatto dall'amministrazione comunale insieme all'autorità sanitaria e insieme, lo ripeto, ai nostri volontari che da marzo quotidianamente, tutti i giorni, col brutto tempo, col bel tempo, col caldo a 40 gradi, col freddo, col vento, si presentano lì gratuitamente, lo voglio dire, al servizio dei nostri cittadini. Ci sono stati giorni di criticità? Sì, ce ne siamo accorti, soprattutto perché l'opposizione ha evidenziato quei giorni di criticità. La verità è che però queste cose possono avvenire, soprattutto quando c'è una vaccinazione di massa come quella che stiamo facendo in questo periodo. Ma il risultato sono oltre 120.000 vaccinazioni fatte nel nostro ambito e non ha servito naturalmente solo a Genova, è stato un ambito a servizio del nostro territorio e questo lo voglio dire anche in riferimento alle criticità che oggettivamente ci sono sulla nostra sanità, sui nostri presidi ospedalieri, sulla nostra sanità territoriale che però è stata fortemente condizionata dalla gestione di una pandemia che ha evidentemente coinvolto in primis il settore sanitario e oggi Alghero, nonostante le critiche che sento, sta fornendo anche oggi un servizio al territorio fondamentale perché la ripresa della pandemia ha fatto in modo che ci fossero nuovi ricoveri, che ci fosse necessità di allestire quantomeno e speriamo di non usare il meno possibile la terapia intensiva e Alghero con le proprie strutture, con i propri sanitari, con una collaborazione importante con l'AAU che già dal 1 gennaio è uno degli attori protagonisti della sanità algherese e del territorio sta fornendo, ripeto, ai suoi concittadini e al territorio. Io di questo mi vado orgoglioso, so che ci sono tante difficoltà da superare, però insieme, lavorando e collaborando, sono sicuro che ce la faremo.